Allora, ecco, potevo non farmi mancare l'autografo e la dedica del libro I Gordini da Meo. Allora, Meo, a te. Roberto, intanto la dedica è molto semplice. Tu sei un amico speciale e cerchi sempre di immortalare tutte le occasioni che capita del nostro sport, lo rendi ancora più bello e che rappresenti veramente l'amicizia in assoluto. So, Ti ringrazio io mio, belle parole. Poi mi limito a quello. no, poi detto da te, insomma, voglio Mi dire, no, limito a quello. cioè, io sono più che contento, sono più contento. Ascolta, chi l'ha vinto il round e il match? Io penso sempre che conta la prestazione, Tramete. sono gli arbitri che devono Sì, no, ma giudicare. tramete, chi ha Ma vinto? io penso te. No, io direi verdetto Io pari, verdetto di parità. E lo ha anche a Quartarone. Quartarone, Quartarone, raccontami di grande. Quartarone. Ma penso che non lo vedo Giuseppe, ma è È un un grande grande. È Quartarone. stato. Quindi ti vogliamo salutare se ci vedi È Quartarone. un grande. Bene, adesso cosa mi scrivi lì, Ti Meo? scrivo che sei un grande amico Bene, e che ti voglio bene. dai. Bene, Cosa devo sono dirti? contento. Ecco, mentre Meo scrive sei un grande amico e ti voglio bene. Ricordo che adesso sono esattamente le 10:07, abbiamo fatto una lunga chiacchierata che non so poi se è finita. Bene, bene. Quindi metteremo nell'archivio anche questo libro di Dario Toromeo sulla storia dei Gordini, da papà Michele a mio Gordini e alla figlia Terry. Poi dopo chissà, magari fra 10-15 anni può darsi che escano degli altri Gordini famosi, perché la storia non è finita, no Meo? No, la storia non è finita. Benissimo, benissimo, siamo ancora nelle fasi di scrittura. Adesso non vogliamo disturbare Meo, perché Meo è un grande filosofo, uno che parla tantissimo, però non vuole sbagliare a scrivere, lo so io, vero Meo? Ho detto bene? Sono più che altro molto emozionato. Sei emozionato? Perché sei emozionato? Ma perché non sono abituato a fare questa roba? No, non sei abituato. Sentirmi al centro dell'attenzione, al solito io sto dietro l'angolo, hai capito? Sì, dentro l'angolo, Sto dietro però. l'angolo e al centro dell'attenzione sono i ragazzi. Io vivo in seconda battuta, la gioia più bella che vivono loro. Forse loro sentono che sono ancora dentro il suo progetto, io sento di avercela fatta un po', perché se li porti sul ring già sono già dei piccoli eroi in una società in cui è più facile intorbidirsi di sostanze e evitare di affrontare la paura e di analizzarla fino in fondo. Penso che hai Bene, capito? bene Meo, bene bene, adesso concludiamo questo pezzettino qua, poi dopo noi continuiamo chiaramente con la nostra chiacchierata. Va bene, quindi allora vi posso confermare che il match fra Meo Gordini contro Box King TV è andato pari perché l'arbitro Giuseppe Quartarone, Quartarone Giuseppe imparziale. Quartarone, imparziale, ha dato praticamente il Grande, pareggio. grande. Ciao a tutti e viva la box! Via. Vediamo.